i depositi devono essere spostati in ambito portuale. L'opzione zero non la prendiamo in considerazione perché si inserisce nel solco di una deindustrializzazione della città che noi vogliamo non solamente contrastare ma addirittura invertire. E abbiamo in campo una proposta che giustamente è sottoposta a dei rilievi tecnici che devono essere assolutamente non solamente rispettati ma a cui bisogna dare seguito, ma allo stato attuale l'unica proposta che abbiamo in campo e anche dal dibattito consiliare proposte alternative non ne escono, quindi proseguiamo su questa strada che è quella della delocalizzazione in ambito portuale dei depositi chimici. La nostra è una decisione politica che riteniamo di ribadire nel momento in cui le decisioni tecniche vanno avanti, riteniamo che non siano contrapposte, ma anzi a fronte delle necessarie procrastinazioni temporali che richiedono i rilievi tecnici, noi anteponiamo una accelerazione delle decisioni politiche, quindi aspettiamo con fiducia i rilievi che sono stati richiesti e continuiamo a pensare che questi depositi devono andare in ambito portuale. Noi ci troviamo in una conformazione della nostra città molto diversa da altre città dove hanno questo tipo di impianti, in cui il porto è molto distante dalla città e allo stesso tempo le lavorazioni non sono di questo genere, e cioè non conformi. La soluzione dei lavoratori deve essere logicamente l'amministrazione e la regione a prendersene compito, perché non parliamo di un grosso numero di lavoratori, devono essere assolutamente tutelati i lavoratori, però come primo punto deve essere la sicurezza della città e dei cittadini. In questo contesto, appunto, bisogna capire se questi impianti sono realmente necessari o se c'è l'opportunità di mettere questi impianti in maniera sicura all'interno del porto, cosa che per oggi, per le proposte che sono state fatte, certamente no, perché la via nazionale a oggi ha dato parere negativo.